La famiglia Galaxy S10 di quest'anno non rivoluziona tutto quello che finora è stato realizzato da Samsung in questa serie, anzi abbiamo di fronte una triade di telefoni di fascia alta con tutto il ritrovato tecnologico del momento ed un design premium ed elegante in linea con lo stile del marchio dell'azienda. Samsung è riuscita ad acquisire una propria identità e il nuovo Samsung Galaxy S10 Plus ne è senza dubbio il figlio meglio riuscito ad oggi. Non è una copia di un qualche iPhone, di un Huawei o di uno Xiaomi. Samsung Galaxy S10 è un Galaxy S a tutti gli effetti e basta. Uno dei migliori smartphone Android del momento? Questo lo scopriamo qui su Hardware Upgrade. Partendo dal design, Samsung si esalta ancora una volta proponendo uno smartphone premium, non solo nell'estetica ma anche nei materiali. Il Galaxy S10 Plus è un connubio di vetro Gorilla Glass 6 e alluminio serie 7000, ossia la più resistente, di cui non si riesce quasi a distinguere la loro unione, tanto risultano un tutt'uno tra di loro. La colorazione Prism White ritorna agli albori e propone una cangiante superficie capace di modificare le proprie striature al cambio della luce del sole. Il nuovo Galaxy è un telefono raffinato con una doppia curvatura ai lati, sia anteriore che posteriore, esaltando un'ergonomia eccellente anche senza alcuna cover. Equilibrato nel peso e in mano o in tasca non sembra quasi di avere un device con un comparto tecnico da primato e soprattutto con una batteria da ben 4100 mAh. Al di sotto del display viene inserito per la prima volta un sensore per il rilevamento delle impronte digitali ad ultrasuoni. A livello tecnologico è sicuramente una feature quanto mai futuristica, purtroppo però non è del tutto privo di difetti in termini di velocità di sblocco ma anche di riconoscimento, a differenza dei vecchi sensori convenzionali divenuti ormai praticamente perfetti. Peccato poi per il posizionamento del pulsante di accensione e spegnimento nella parte destra del device, risulta davvero troppo in alto rispetto al corpo dello smartphone, rendendo a volte difficoltoso riuscire a trovarlo nell'immediato. A sinistra troviamo il bilanciere del volume al di sopra dei pulsanti dedicato a Bixby, il carrellone della SIM e della micro SD invece è posizionato nella parte superiore per l'espansione della memoria. Nella parte inferiore invece i cambiamenti riguardano il ritorno del jack da 3,5 mm a sinistra, mentre sempre presenti il microfono e l'altoparlante a destra della porta USB Type-C. Come nel caso dell'ultima generazione, anche il nuovo Galaxy S10 è stato realizzato con certificazione IP68 e dunque nessun problema contro polvere e acqua. Gli smartphone della famiglia Galaxy S10 sono equipaggiati con i primi display AMOLED denominati Dynamic. Arrivano praticamente dalla stessa famiglia dei Super AMOLED del passato, ma con un'enfasi per quanto concerne l'HDR, visto il supporto proprio all'HDR 10 Plus. In particolare ecco che il nuovo Galaxy S10 Plus possiede un pannello denominato Infinity O per colpa di quel foro presente nella parte anteriore, da 6,4 pollici Quad HD Plus in formato 19 noni e con 526 ppi, ossia pixel per pollice. Quello che effettivamente colpisce di questo display è sicuramente la gestione dei colori, che è stata in questo caso revisionata dall'azienda in maniera ancora più elevata. Di fatto è inutile ribadire che al momento il display del Samsung Galaxy S10 Plus risulta senza se e senza ma il miglior pannello disponibile su smartphone in assoluto. La nuova linea di Galaxy S10 di Samsung è ancora una volta alimentata dal meglio che il settore può offrire al momento, ossia l'Exynos 9820. La CPU possiede un processo produttivo ad 8 nanometri ed è in configurazione 2 più 2 più 4, con alcuni core per le situazioni di maggiore stress ed altri invece per quelle meno esigenti. Galaxy S10 Plus oltretutto viene fornito con ben 8 GB di RAM ed uno storage che può variare dai 128 GB come questa versione fino a 1 TB nella versione premium. Ma se i numeri non sono però tutto, ecco che il nuovo Samsung Galaxy S10 Plus riesce a raggiungere una fluidità di utilizzo
utilizzo che da tempo non era possibile ottenere con un device dell'azienda sudcoreana. L'Exynos del Galaxy S10 Plus raggiunge uno standard davvero molto elevato, offrendo risultati in single core tra i più alti e dimostrando una potenza grafica in linea con quella ottenuta proprio con il suo concorrente primario, ossia lo Snapdragon 855. A livello di connettività abbiamo chiaramente tutto ai massimi livelli, ecco che il Galaxy S10 Plus di Samsung è in possesso di un chipset modem di categoria 20 per il 4G LTE che assicura fino a 2 gigabit al secondo in download. La famiglia dei Galaxy S10 è dotata poi di una nuova interfaccia grafica che abbandona definitivamente l'odiata TouchWiz di un tempo. Si chiama ora One U e è basata su Android 9.0 Pie. Tutto ruota intorno alla nuova versione di Android con menu e pulsanti arrotondati, attenzione per l'uso con una sola mano e un'iconografia davvero molto colorata. Non passa però inosservato l'Always On Display che viene riproposto da Samsung anche in questa nuova serie di Galaxy. Un sistema sempre ottimo per la visualizzazione delle notifiche a display spento, soprattutto ora che si può personalizzare in modo estremo in ogni singolo aspetto. Grazie alla curvatura del display poi sono presenti anche gli ormai noti pannelli Tag Edge, ossia i pannelli multifunzione che rimangono al lato dello smartphone. Se i pannelli, poi i Tag Edge, sono ormai conosciuti, risultano invece nuove le gesture che possono essere usate dagli utenti al posto dei pulsanti a schermo classici. Presente anche Bixby, che è ora in italiano finalmente, risulta già ad un buon punto di comprensione delle domande o anche degli ordini e soprattutto permette di arrivare alle impostazioni dello smartphone dove invece gli altri non arrivano appunto vocalmente. Tutto lavora in modo fluido e veloce e non solo grazie alla componente hardware di altissimo livello, ma anche e soprattutto grazie al lavoro di ottimizzazione e di snellimento effettuato da Samsung. La One UI è davvero un mero ricordo delle vecchie TouchWiz e Samsung Experience da questo punto di vista. A livello multimediale abbiamo poi la bellezza di 5 fotocamere, 3 al posteriore e 2 all'anteriore. Sul retro troviamo una fotocamera ultra grandangolare con un campo visivo da ben 123 gradi e con un sensore da 16 megapixel ed apertura focale f2.2. La seconda fotocamera è invece una classica 12 megapixel con un'apertura focale variabile da 1.5 a 2.4. E il tutto permette di migliorare la nitidezza con una buona luce. Infine, la terza fotocamera è un teleobiettivo sempre da 12 megapixel ma stabilizzato. Da un punto di vista software, Samsung ha ampliato la gamma di scenari che l'intelligenza artificiale permette di riconoscere, ottimizzando lo scatto. Oltretutto, l'applicazione per la fotocamera è un'evoluzione naturale di quella che già troviamo su Galaxy S9 o su Note 9, con l'aggiunta di alcuni input derivanti da Galaxy A7 e A9, e questi permettono di gestire al meglio la commutazione della fotocamera in vari scenari. Ma qualitativamente, come scatta questo nuovo Galaxy S10 Plus di Samsung? Allora, partendo dalla camera ultra grandangolare, la distorsione è assolutamente lontana rispetto a quella che abbiamo visto con i Samsung A7 e A9 precedenti. L'obiettivo della camera ultra grandangolare funziona davvero molto bene per catturare sia gli interni, andando un po' a esagerare la prospettiva ed enfatizzando appunto il soggetto. Le immagini risultano ben scattate con colori piacevoli ed una gamma dinamica davvero molto buona per quanto riguarda questo tipo di fotocamera. Passando invece alla fotocamera principale, vediamo delle foto davvero ricche nei dettagli ed estremamente pulite. I colori sono davvero vivaci ma non esagerati e la gamma dinamica è davvero eccellente. Il teleobiettivo infine è un sensore che conosciamo già bene e praticamente fa quello che dovrebbe fare soprattutto in piena luce. In condizioni di scarsa illuminazione, oltretutto, la fotocamera principale cattura delle immagini davvero di alto livello, con dettagli ben definiti e poco rumore. Anche qui la gamma dinamica è davvero molto buona e con un controllo ottimo delle luci. Il Samsung Galaxy S10 Plus è dotato poi di una fotocamera frontale da 10 megapixel, accompagnata anche da una seconda cam da 8 megapixel, che funge da raccoglitore dei dati di profondità. Con buona luce, Galaxy S10 Plus cattura selfie davvero interessanti, con un alto livello di nitidezza e molto dettagliati. A proposito dei ritratti, come con le cam posteriori, anche gli scatti selfie con messa a fuoco live mostrano una separazione dei soggetti davvero molto competente ed una sfocatura importante dello sfondo dall'aspetto naturale.
Per quanto concerne poi i video, il Samsung Galaxy S10 Plus permette poi di registrare scene con risoluzioni fino al 4K a 60 frame al secondo, oltre ai canonici 30 frame. Inoltre è interessante l'acquisizione in HDR 10 Plus e la registrazione in slow motion a 720 a 960 frame al secondo. Per quanto riguarda l'autonomia, il Galaxy S10 Plus ha poi una batteria da 4100 mAh, un aumento considerevole rispetto ad S9 Plus che possedeva solo 3500 mAh. Per ora e che era stato davvero molto criticato. Complessivamente la durata della batteria di questo nuovo Galaxy S10 Plus è davvero molto buona, è migliorato soprattutto il tallone di Achille di Samsung, ossia il consumo in standby. Durante i nostri test ecco che la versione Exynos ha raggiunto delle buone performance, riuscendo a superare le 12 ore di navigazione su web tramite wifi, ma anche oltre 15 ore di video in loop. Oltretutto molto interessante è la ricarica, che permette di appunto ricaricare rapidamente il telefono anche in modalità wireless, appunto con dispositivi basati su QI, ma anche di condividere la propria carica con altri device. Scegliere il giusto telefono di fascia alta al momento non è facile, ma di buono c'è da dire che non si può comunque sbagliare, tutti sono di altissimo livello. Il nuovo Samsung Galaxy S10 Plus ha migliorato molte cose, il salto prestazionale con S9 Plus è forse un pochino più giustificato rispetto a prima. La strada per i prossimi 10 anni sembra quindi essere già stata segnata, ma se oggi si vuole al momento uno dei migliori smartphone Android su Galaxy S10 Plus non si può sbagliare. Peccato come sempre per il prezzo, che supera i 1000 euro, ma chissà quanto impiegherà magari ad abbassarsi nei negozi online. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale sempre qui su Hardware Upgrade e fateci qualsiasi tipo di domanda se ne avete su questo nuovo Galaxy S10 Plus. Oltretutto rimanete sintonizzati perché è in arrivo anche la recensione del nuovo Galaxy S10 e il più piccolo della serie, davvero molto molto interessante. Un saluto da Bruno.